due. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore Gesù, che è passato nel mondo facendo del bene, sia con tutti voi e con il vostro spirito. Dio, che è carità, volendo renderci partecipi del suo immenso amore, ha mandato il suo Figlio a soccorrere gli uomini affaticati e oppressi nella malattia e in ogni genere di afflizione. Egli ci ha ricordato, ci ha circondato di così grande amore da considerare fatto a se stesso ciò che viene fatto al più piccolo dei suoi fratelli, e ha proclamato benedetti del Padre suo ed eredi della vita eterna gli operatori di misericordia. Invochiamo la divina benedizione su coloro che si offrono come volontari per l'aiuto fraterno in questa sede dell'Avis. Cristo Gesù, che ha portato su di sé le nostre infermità e si è addossato le nostre angosce e i nostri dolori, si propone a noi come modello di aiuto fraterno. Fondati sulla sua carità, rivolgiamo a lui la nostra comune preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: insegnaci, o Signore, a servire i fratelli. Tu che ti sei fatto povero per noi e sei venuto non per essere servito, ma per servire, fai che impariamo ad amare gli altri, a soccorrerli nelle emergenze della vita. Preghiamo. Tu che nell'opera della redenzione hai creato un mondo nuovo, facendoci prossimi gli uni degli altri, aiutaci a costruire lo spirito del Vangelo, la civiltà dell'amore. Preghiamo. Tu che ci chiami tutti a condividere i beni della terra, suscita nel tuo popolo donne e uomini pronti a offrirsi volontariamente per aiutare quanti sono nella povertà e nella sventura. Preghiamo. Tu che ci hai dato come nostra la tua stessa madre, fa che affidandoci alla protezione di Maria la sentiamo accanto a noi come potente ausiliatrice. Preghiamo. Supplichiamo con fede Dio amore perché accenda in noi la fiamma del suo spirito e ci unisca in un vincolo di carità come Cristo ci ha amati. Preghiamo tutti quanti insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Benedetto sei tu, Signore, di infinita misericordia, che nel tuo Figlio, nato dalla Vergine Maria, ci hai dato il modello e il comandamento dell'amore. E fondi l'abbondanza delle tue benedizioni su questi tuoi figli, su queste tue figlie che si offrono per l'aiuto dei fratelli. Riempili del tuo spirito, perché nelle varie necessità della vita adempiano con tutto il loro cuore il volonteroso proposito e manifestino la sollecitudine della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Diamo grazie a Dio.